nato presso Treviso, si è poi trasferito a San Mauro. Dopo l'8 settembre 1943 viene fatto prigioniero in Jugoslavia per aver opposto resistenza ai nazisti insieme ai suoi commilitoni, battaglione Xil. Dopo un breve periodo di internamento come internato militare italiano, viene avviato al Lager di Dora, all'epoca 1943 dipendente da Buchenwald, col numero di matricola 0155. Per lunghi mesi lavora in galleria senza mai vedere la luce del giorno. È infine trasferito al sottocampo di Hellerich e liberato nell'aprile 1945. Accompagnerà nel viaggio del 2002 a Buchenwald e Dora. Il 9 settembre di mattino si è saputo che eravamo nemici dei tedeschi. Noi dopo qualche ora sono arrivati i camion, ci hanno caricati, ci hanno fatto attraversare tutta la Germania. Noi eravamo un gruppo di Torino e dintorni, italiani, eravamo quasi tutti assieme. Quando abbiamo sentito Dora eravamo quasi contenti, no? Credevamo che ci mandassero a lavorare. E sono arrivato il 13 ottobre del 1943 a Dora. Noi allora di campi di sterminio non si sapeva niente. In questo crematorio, dall'agosto 1943 a metà anno 1944, cremavano anche i deportati di Dora. Ad ogni modo, più o meno era fatta così. Qua c'era il ferro, si metteva dentro, si iniziava a mettere un ferro di 80 cm fino a 4,20 m, però qua sopra aveva un mollone che teneva il ferro. Aveva un mollone che teneva il ferro. E qua era l'attacco dove si metteva la gomma ad aria compressa. Qua era il posto dove si schiacciava per far andare avanti questa lavorazione con la pistola, e ogni pistola, ogni martello pneumatico, quasi tutti avevano un pistone più o meno alto 1,20 m, 1,10 m, 1,20 m, ad aria compressa, che si applicava sotto la pistola, e questo alzava la pistola all'altezza giusta per bucare la roccia. Tanti martelli pneumatici non avevano il pistone, allora si usava una tavola con un taglio e si spingeva in due persone. Purtroppo quando si usava quella tavola lì si faceva il doppio fatica, perché si spingeva a spalle, uno davanti e un altro compagno di dietro con la schiena spingeva. E lì è capitato una notte, è capitato a tanti, ma a noi due è capitato che si vede che non ce la facevamo più, e con quella tavola ci siamo addormentati, siamo andati giù dal ponte, e questa pistola, questo martello pneumatico, il peso che aveva, ha spaccato il ferro che era di 4,20 m. Spaccando il ferro di 4,20 m è arrivato il capo e ci ha detto Alles kaputt. Infatti noi alla domenica dovevamo essere impiccati, invece si vede che abbiamo un destino addosso, e noi ce la siamo cavata con 25 nervate. Un po' prima della prima disinfettazione, che è stata dopo 4 mesi e mezzo, e dopo 4 mesi e mezzo, quando siamo rientrati dalla prima disinfettazione, e vedrete domani, si era già fatto il primo dormitorio per i deportati delle gallerie, e lì sotto si erano fatti i castelli. I castelli non erano, avete visto negli altri lager che c'è un posto così, erano dai 50 ai 60 centimetri. Perché quello? Perché dovevano stare più piani, capito? E nell'ultimo piano sopra andava quasi mai nessuno. Perché? Perché l'acqua
colava giù di questo. La condensa veniva, era sempre il pagliericcio bagnato. E nel pagliericcio eri sempre 3, 4, 5, magari vicino ti trovavi già uno morto, già per carità. Questo è un pezzo della V2 che hanno trovato nelle gallerie del Dora, che le gallerie del Dora sono state fatte saltare dai russi nel 1948 e riaperte una parte nel 1995 che sono andati i francesi e nel 96 che siamo andati noi italiani. Io dopo quella data sono andato un mucchio di volte e vedrete poi anche domani ad Ora nelle gallerie che ci sono di questi pezzi e anche tanti altri pezzi e vedrete com'era anche il pavimento allora ad Ora con tutte le pietre che ci sono ancora adesso e com'era allora preciso. Ad ogni modo questa V2, questo missile veniva montato e vedremo domani che c'è nella galleria 41, nella traversa numero 41, lì c'era una fila di montacarichi, che ogni montacarico c'erano dei tecnici tedeschi e dei deportati. Ogni V2 aveva oltre 20.000 particolari, oltre 20.000 particolari. La V2 era lunga circa 14 metri. Nel 1944, dopo la metà del 1944, venivano costruite circa 900 V2 al mese e questi missili V2 sono stati lanciati su Londra, Ostenda e Maastricht. Lì sotto quello che comandava tutto il sistema di lavorazione della V2 era uno scienziato tedesco, erano più scienziati, ma il maggiore era l'ingegnere Werner von Braun, che io l'ho visto tramite un civile, ma non si sapeva che era von Braun. Per noi era l'uomo delle bombe, abbiamo sempre saputo che era solo l'uomo delle bombe. Nelle gallerie del Dora, per costruire le V2, c'erano oltre 5.000 tecnici tedeschi che lavoravano. Solo una cosa voglio dire, perché questa è storia, ed è giusto che si sappia che purtroppo alla fine della guerra i signori alleati si sono divisi gli scienziati dopo aver portato via tutto cosa le serviva delle gallerie del Dora, si sono divisi gli scienziati, sono andati parte in Russia e parte in America, hanno conquistato lo spazio. Questi signori scienziati, da criminali nazisti, sono diventati degli eroi dello spazio. Come ho detto, credevamo che ci mandassero a lavorare al zero perché noi eravamo militari. Non potevano portarci nei campi di sterminio. Noi eravamo dispersi in partenza. Difatti poi abbiamo saputo che dovevano farci fuori tutti, gasarci sotto le gallerie. Ci è andato subito un martello pneumatico e ci hanno fatto fare il minatore. Il progetto che vi ha portati qui, il progetto della memoria, è un progetto fondante per costruire il futuro che affidiamo a voi, ragazzi. Questi bidoni erano i servizi igienici che noi minatori usavamo nelle gallerie.
facevano delle lunghe file con delle tavole sopra e ci davano un tempo dai 2 ai 5 minuti secondo la distanza che si lavorava. All'inizio si andava, poi dopo un po' di tempo, dopo un mese o due di galleria, non si riusciva più ad andare. Tantissimi si facevano tutto addosso. Queste sono le pietre che c'erano sotto queste gallerie, che con i martelli pneumatici si bucava per far saltare la roccia e fare le gallerie prima piccole per l'avanzamento, poi più grande per fare la fabbrica missilistica, e si usava il martello pneumatico. Qua in questa fotografia vedete già i muratori che finiscono il lavoro. Invece in fondo là si vedono ancora dei minatori, ancora dei minatori con i martelli pneumatici che bucano ancora queste gallerie. E quando si fanno saltare con la gelatina vengono fuori queste pietre. È veramente bello questa figura del missile V2 ed è esposto nel Deutsches Museo di Monaco. Io l'ho già visto, sono andato a vederlo, è veramente bello, interessante, perché si può andare fino in punta per vederlo, hanno fatto una scaletta e si vede benissimo. E si vede tutto l'interno? L'interno no, ad ogni modo è interessante da vedere, che questo missile è lungo 14 metri. Anch'io ero un triangolo rosso, però avevo il numero 0155. E quella giacca, quel vestito lì, quella divisa, l'ho portata per 18 mesi. 14 mesi nelle gallerie del Dora e 4 mesi nel sottocampo di Erri. Te da Dora vieni a prendere la strada quella, lì, ma non ti noi. No, delimita la zona di Dora, da lì a lì. Dice, da lì a lì c'erano i picconatori, i minatori, questi. Come mai non ci davano la zuppa a supplemento? Che ce l'han detto, è loro che l'hanno promesso, lo davano a tutti meno che a noi. Questo capo ha fatto il rapporto al comandante delle SS delle gallerie dicendo che gli italiani si rifiutavano di lavorare, che non era vero. Il 15 dicembre hanno preso una sessantina di deportati italiani. Ci hanno radunati lì fuori, poi è arrivato il plotone di esecuzione, hanno preso 7 deportati e li hanno uccisi tutti e 7. Avete visto dove è capitato, però per comodità hanno messo la lapide qua. Un minuto di silenzio. Lì si sono costruite 2 gallerie lunghe circa 2 km, distanti dai 150 ai 250 metri. Poi si sono fatte oltre 50 traverse che si congiungevano da una galleria, dalla galleria A alla galleria B, dove hanno fatto la fabbrica missilistica, dove facevano i missili, le V1, le V2. 10.000 prigionieri dovevano dormire in 4 tunnel. 14 mesi in galleria, sono uscito fuori alla luce del sole 4 volte per la disinfettazione. Come le bestie noi dormivamo nei buchi, per noi il sole non brilla, per noi nessuna stella si accende, per noi non ci sono che rocce scoscese, muri freddi e morti. L'aria è pesante e nelle tenebre delle gallerie la polvere avvelenata si incolla come un drappo funebre ai nostri piedi, come un coltello che taglia, essa lacera i nostri polmoni, toglie il colore ai nostri volti, appanna i nostri occhi e copre i nostri abiti e i nostri capelli di un grigio uniforme. Non abbiamo il tempo di lamentarci, ancora meno di togliere dai nostri occhi la polvere collosa. Tu eri Dora, una donna di pietra. Migliaia e migliaia sono morti fra le tue braccia. Migliaia ti hanno maledetto.
Il tuo respiro era gelido, il tuo sorriso di ghiaccio e il tuo bacio veleno. Abbiamo raccontato fino adesso e racconteremo ancora cosa possiamo raccontare. Per un bel momento è loro che devono prendere il testimonio e andare avanti a raccontare la vita della deportazione, cioè la vita che tanti ragazzi della sua età allora avevano passato, perché allora noi avevamo 20 anni come hanno loro adesso. Dunque io li pregherei proprio, sia ragazzi che ragazze, di continuare ad andare avanti, a viaggiare, andare a vedere i lager, perché non basta leggere o farsi raccontare le storie o vedere i film, bisogna andare sul posto per vedere. È l'unica testimonianza vera quella.